Da più parti in Italia si sta alzando la voce sulla possibilità di una commissione d'inchiesta nazionale sulla pandemia da Covid. Anche Guido Bertolaso recentemente ha sollevato questo tipo di richiesta e ci sentiamo di condividerla. Senza polemiche, senza pregiudizi, senza sventolare bandiere politiche, chiediamo che in campo sanitario si faccia chiarezza se sono state svolte correttamente talune cose. C'è un proverbio inglese che dice: quando perdi, non perdere la lezione. Quindi, se abbiamo sbagliato da qualche parte, teniamo la lezione buona per eventuali nuove pandemie, anche se nessuno se le augura. In particolare, vorremmo sapere se c'era un piano pandemico nazionale precedente. Se sono stati forniti dispositivi di protezione individuale ai sanitari in emergenza, come lo Stato deve fare, se sono stati distribuiti i malati asfittici nei centri sanitari in base a competenza, disponibilità, disponibilità di risorse, equità, criteri di distribuzione hub and spoke, come si dovrebbe fare. Vogliamo sapere se le restanti patologie, cioè i cosiddetti malati non Covid, sono stati ugualmente gestiti secondo competenza e disponibilità, o se questi malati sono stati un po' considerati come di serie B. Se le aperture e chiusure di taluni pronto soccorso sono state effettuate con correttezza e competenza nei modi e soprattutto nei tempi giusti, se gli spostamenti di malati asfittici da ospedali per acuti alle RSA sono stati effettuati nei modi e soprattutto nei tempi giusti, o se sono stati inviati malati infetti tra anziani fragili come Cerini nei fienili. C'erano a disposizione posti letto in terapie intensive in base alla normativa europea? In base a quali criteri sono stati intubati alcuni malati e altri no? Ripeto, senza polemiche, senza pregiudizi, pensiamo che oltre 180.000 morti su scala nazionale, di cui quasi un quarto soltanto in regione Lombardia, meritino delle risposte.